Allora, io improvviserò perché, come giorni fa era la prima volta che dovevo fare un discorso per un premio Nobel, la prima volta che devo presentare una ministra degli interni, ma noi siamo veramente molto grati e molto felici perché la ministra Lamorgese ha accettato il nostro invito in questo ciclo destinato alla voce delle ministre, che è qualche cosa che vuole sottolineare come questo governo abbia un numero finalmente importante di ministre donne. Luciana Lamorgese mi ricordava poco fa, non è la prima ministra degli interni donna, ma certamente che sia ministra degli interni in un periodo così difficile, sia sul piano interno, sia sul piano dei confini dell'Italia per la storia italiana, è molto significativo, ma a ciò l'ha destinata in qualche modo un curriculum eccezionale come servitrice dello Stato, possiamo dire, perché è inutile che faccia l'elenco di tutta una carriera straordinaria che la rende finalmente un grande tecnico anche alla guida di un ministero così delicato e importante. E tutti noi ne abbiamo apprezzato le capacità, la determinazione e la sicurezza con cui ha attraversato questi mesi difficili. Grazie molto anche per questo e grazie per quello che ci dirà oggi. Allora, togliamo la mascherina. Allora, buongiorno, davvero grazie, per me è un grande onore oggi essere qui all'Accademia dei Lincei e ringrazio il presidente Antonelli di aver voluto questo ciclo di incontri dedicate alla voce delle ministre e questa so che è la prima delle conferenze che vengono svolte nell'anno accademico 2021 e 2022. Il mio intervento si concentrerà sul ruolo che le donne hanno conquistato anche nei vertici della pubblica amministrazione, sulle sfide che questo lungo percorso comporta per il raggiungimento di un'eguaglianza sostanziale tra i generi. Partirò con il richiamo a quello che avvenne nel marzo del 1947, quando una giovane donna di 26 anni, Teresa Mattei, prendeva la parola all'Assemblea Costituente per perorare una piccola ma significativa modifica al testo di quello che poi sarebbe diventato l'articolo 3 della Costituzione. L'onorevole Mattei sapeva che il testo che stava prendendo forma riconosceva uguaglianza di diritti a uomini e donne, ma riteneva che non fosse sufficiente una parità meramente formale e che occorresse qualcosa di più per garantirla in modo sostanziale. Si batté perché in quel comma, nel comma 3, fosse inserita un inciso. Di fatto, voi direte che questo è un pleonasmo, disse la Mattei all'aula e subito dopo argomentò la sua posizione invitando a guardare a quanto accaduto anche negli altri paesi, come ad esempio l'Inghilterra. Lì il riconoscimento formale della parità assoluta era già avvenuto da 30 anni,
ma poi nessuno si era adoperato per un riconoscimento pratico altrettanto effettivo. Le conquiste giuridiche che noi donne facciamo nella vita nazionale, scandì in aula la Mattei, non possono essere realizzate pienamente nella vita se non sono accompagnate da altre conquiste, da conquiste di carattere sociale, economico. La battaglia di quella giovane deputata, la più giovane di quelle elette alla Costituente, ebbe successo. Io voglio partire da qui perché credo che nell'esperienza di tutte le donne e ancor di più nell'esperienza delle donne che ricoprono ruoli di responsabilità nella pubblica amministrazione, accade talora di chiedersi quanto manchi ancora a realizzare effettivamente quella parità sostanziale. Una parità sostanziale che richiederebbe prima di tutto che l'operato delle donne che ricoprono ruoli pubblici venga valutato sulla base delle loro competenze, delle loro scelte, dei risultati ottenuti, cioè guardando al merito di quelle azioni e non all'appartenenza di genere di chi le abbia compiute. Su un versante apparentemente opposto si afferma la convinzione che l'individuazione di una donna per un incarico o una funzione sia di per sé un valore. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni. E la mia opinione è che sempre, per ogni scelta, si debba guardare alla preparazione, alla competenza, all'esperienza. Solo così eviteremo che il bilanciamento tra generi si traduca in un elemento di separazione, se non di conflittualità. Non è necessario che mi dilunghi su questo punto, tanto è evidente come donne impegnate in ruoli istituzionali o di governo subiscano spesso attacchi violenti, sessisti, unicamente riferiti al loro essere donna. Questo malcostume, invece di attenuarsi progressivamente, è sembrato di recente aumentare, favorito da alcuni fattori che hanno come indebolito i filtri che si frapponevano alle espressioni più brutali di intolleranza di genere. Vi ha inciso anche una certa deriva dei fenomeni di odio, di violenza verbale, che trovano comodo riparo nell'anonimato che viene loro offerto anche dalle infinite diramazioni della rete. In essa infatti finisce per riversarsi un fiume di spietati risentimenti che alimenta la peggiore scoria del dibattito politico in Italia come altrove. A partire dagli anni Ottanta, nella narrazione delle pari opportunità, ha cominciato a farsi largo la metafora del soffitto, del tetto di cristallo, per indicare quella barriera invisibile ma resistente di pregiudizi sociali, economici, culturali, che si frappone al raggiungimento di posizioni di vertice da parte di una categoria sociale o di una minoranza. Da allora quel soffitto di cristallo è diventato l'immagine che meglio di qualunque altra esprime la sensazione di impotenza che le donne vivono quando si sentono discriminate nel riconoscimento di una gratificazione professionale, nell'attribuzione di un incarico speciale o di una retribuzione più alta, o anche semplicemente nel riconoscimento sociale della posizione che occupano.
E il soffitto di cristallo è diventato l'indicatore che misura la diseguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Il tema, come noto, è globale e non riguarda solo l'Italia o l'Europa, al punto che, nonostante i numerosi sforzi dei governi per costruire una società più equa, più paritaria, inclusiva, i dati più recenti indicano una persistente mancanza di donne in posizioni di leadership. Secondo uno specifico rapporto sugli studi di genere del 2021, le donne occupano soltanto il 27% di tutte le posizioni manageriali. Questo dato trova conferma in evidenze di analogo segno provenienti da altre fonti. Secondo l'OCSE, le donne ricoprono poco più del 26% dei posti nei consigli di amministrazione di società quotate in borsa nei paesi sviluppati. E questo è il contesto nei quali i leader del G20 hanno ravvisato la necessità di una loro iniziativa forte, lanciando il G20 Empower, alleanza per l'emancipazione e il progresso dell'economia femminile. Sotto la presidenza del G20, i capi di Stato e di Governo mondiali hanno solennemente ribadito il loro impegno per l'uguaglianza di genere e sottolineato il ruolo fondamentale delle donne per uno sviluppo più inclusivo e sostenibile. La dichiarazione finale di Roma impegna i paesi sottoscrittori a lavorare per una promozione dell'imprenditorialità e della leadership femminile, per migliorare rapidamente la qualità e la quantità dell'occupazione delle donne, con attenzione anche all'eliminazione delle differenze di retribuzione di genere. E allora non posso che nascondere soddisfazione per il varo da parte del Parlamento italiano della legge sulla parità salariale tra uomini e donne, che è stata appena emanata, perché parliamo del novembre 2021. È una significativa conquista a cui si è giunti con l'unanimità del voto delle Camere, molto importante perché è segno di una trasversale sensibilità e di un'attenzione al tema, difficile da riscontrare in maniera così evidente in vari ambiti, in altri ambiti, e lo vediamo puntualmente, regolarmente su vari temi che sono all'ordine del giorno. Ora ne aspettiamo davvero con fiducia l'applicazione, rincorati dal fatto che grazie a questa legge, dal prossimo anno, tutte le aziende dovranno dotarsi di un nuovo strumento, richiamato anche nel piano di resilienza e ripresa, la certificazione della parità di genere. Come diceva prima il presidente Antonelli, nella storia della Repubblica altre due donne hanno ricoperto l'incarico di ministro dell'Interno. Ricordo la Rosa Russo Iervolino, ricordo la Anna Maria Cancellieri nel 2011. E si potrebbe pensare che questa esperienza femminile al vertice di un ministero d'ordine, come in passato si indicava il Viminale, volendo simboleggiarne l'uso della forza, sia una specificità tutta italiana. Non è così. Io ieri ero al GAI a Bruxelles, e donne, ministro dell'interno, ce ne sono tante. Ieri ho conosciuto la nuova ministra dell'interno tedesca. E così ho rapporti quotidiani anche con la ministra dell'interno inglese, che è venuta l'altro giorno qui da noi in Italia per rappresentare i problemi che stanno vivendo in materia di immigrazione. Quindi abbiamo
interlocuzioni con donne che ricoprono incarichi assolutamente di rilievo nei loro paesi. Comunque vorrei dire anche che vi sono certamente un'idea generale che le donne hanno degli ambiti di specifici a loro riservati, che dovrebbero essere quelli di accudimento domestico, riservati per tradizioni, di costumi, il campo dell'educazione, dell'assistenza, delle famiglie. Non la spada, non la bilancia e nemmeno la borsa, i tre pilastri su cui si fonda l'idea di governo nelle civiltà occidentali. Un pensatore profondo come Umberto Galimberti ha avuto modo di recente di parlare più volte dell'intelligenza delle donne, sottolineando che oltre a quella di tipo logico, matematico, e se ne posseggono anche altre declinazioni più propriamente attinenti all'esperienza femminile, come l'intelligenza emotiva, quella sentimentale, che permettono loro di apprezzare anche aspetti meno agevolmente percepibili secondo un approccio meramente razionale. È stato sottolineato d'altronde come l'assunzione di incarichi precari o altamente rischiosi, a volte rifiutati o sgraditi agli uomini, rappresenta l'altra faccia del soffitto di cristallo, cioè uno degli elevati prezzi che le donne accettano, loro malgrado, di pagare per raggiungere posizioni adeguate ai loro talenti. Ribaltando la prospettiva, si potrebbe anche dire che l'estrema risorsa del sistema, quando la complessità della situazione è tale da renderne oggettivamente difficile una soluzione, è semplice. È facile affidarsi a una donna. Scusate, non l'avevo. Essere donna, infatti, significa poter portare nella propria esperienza professionale tutte le specificità, le sfumature del lavoro femminile, fortemente incentrate sui bisogni della persona, sulla capacità di conciliare la vita domestica, lavorativa e quella familiare, sulla propensione organizzativa. Non ha senso allora voler privare la donna di quelle doti che costituiscono un plus e non già un minus. Bisogna che le donne, arrivate sopra il soffitto di cristallo, possano continuare a essere se stesse, senza reprimere, abiurare la loro identità, senza doverla assumere forzatamente in un'imitazione di stili o pose tipicamente maschili. Non è necessario omologarsi a quelli che sono i comportamenti maschili. Riguardo alla mia personale esperienza, posso dire che aver infranto il soffitto di cristallo mi è stato possibile grazie ad alcune peculiarità. Certamente per me è stato un vantaggio aver servito il Paese in un'amministrazione pubblica come l'interno, che ha sempre valorizzato la presenza femminile nelle situazioni di vertice. Ad oggi le donne della carriera prefettizia, quindi parlo di tutta la carriera, rappresenta oltre la metà del corpo prefettizio,
abbiamo 664 donne e 480 uomini. E proiezioni alla mano, questa percentuale è probabilmente destinata ad aumentare nel corso degli anni. Anche nelle due altre grandi famiglie del Viminale, che convivono nella nostra amministrazione, e parlo della Polizia di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, ci si sta incamminando su questa strada. Tuttavia permangono ancora oggi difficoltà in via generale, se parliamo della pubblica amministrazione, se parliamo anche dell'ambiente privato, difficoltà per le donne nell'ascesa verso i gradi apicali. Giova a loro sfavore una sommatoria di motivi penalizzanti, costituiti spesso da vincoli familiari o di altra natura, e comunque tali da precludere una più ampia libertà di scelta e di movimento sul territorio. Ma di certo, nell'ambito della pubblica amministrazione, il corpo prefettizio ha saputo ben valorizzare le donne. Parliamo dei prefetti: tra 171 prefetti, ben 75 sono donne, permettendo di formare una riserva di servitrici dello Stato di alto profilo, in grado di maturare esperienze e relazioni ai più elevati livelli degli apparati pubblici. Io stessa, che ho svolto la mia funzione di prefetto, sono stata la prima donna prefetto sia a Venezia che a Milano. Quindi evidentemente abbiamo iniziato un percorso che vedrà le donne quanto prima sempre più assumere posizioni di vertice nella nostra amministrazione. Evidenzio invece un dato culturale che attiene ancora una volta alla sopravvivenza di un pregiudizio diffuso secondo cui l'ordine e la sicurezza pubblica, per essere più efficacemente gestiti, richiedano un approccio muscolare e non già quelle doti di equilibrio, sobrietà, sensibilità istituzionale che i titolari di pubbliche funzioni dovrebbero tutti possedere, tutti, indipendentemente dal loro genere. Ed è un punto questo su cui vorrei soffermarmi brevemente, senza volermi avventurare in ricostruzioni sociologiche. Mi limito ad osservare che veniamo da una storia millenaria di differenziazioni, di ruoli di genere che nella vita domestica, come in quella lavorativa, sociale e politica, ha preteso di distinguere tra ruoli femminili e ruoli maschili, riservando a questi ultimi ambiti più istintivamente riconducibili a una vocazione militare. La fluidificazione, l'ambivalenza dei ruoli, che hanno contraddistinto gli ultimi decenni, hanno portato a un progressivo superamento di questi steccati. Tuttavia, non bisogna dimenticare come, in una prospettiva storica, l'avvento della presenza femminile nelle forze di polizia, nelle forze armate, sia ancora piuttosto recente, facendo sì che questi territori siano stati a lungo vissuti come riserve maschili. Oggi noi abbiamo delle donne che sono questori anche in sedi importanti. Credo naturalmente quindi che oggi non ci sia più alcun motivo razionale di mantenere questo sentimento di esclusività e separatezza, e men che meno che la presenza femminile andrà crescendo anche ai massimi vertici degli apparati di polizia. Per l'opinione pubblica risulterà più facile capire come la responsabilità della sicurezza può essere efficacemente affidata alle mani di una donna. Mi avvio al termine.
provando a tracciare alcune conclusioni rispetto alle considerazioni che ho voluto condividere con voi. Vi sono, secondo me, due temi che si intrecciano fortemente, finendo per rafforzarsi in questo rapporto l'un con l'altro. Il primo riguarda gli squilibri nella rappresentanza di genere ai vertici delle classi dirigenti. Sono ancora poche le donne nei ruoli chiave della pubblica amministrazione, dell'impresa. Il secondo riguarda il pregiudizio. Il pregiudizio è difficile da smantellare. Pregiudizio che accompagna la valutazione del loro operato. Una valutazione spesso inquinata da un approccio né neutro né oggettivo, bensì orientato da una strisciante stigmatizzazione di differenze e specificità di genere. Tuttavia credo che è ormai diffusa la consapevolezza e gli esiti del G20 lo confermano, di quanto questa situazione, oltre a non essere più accettabile, rappresenti un freno alla crescita sociale ed economica globale. Non si tratta soltanto di colmare una distanza tra la quantità di persone di ciascun sesso che accedono ai ruoli di responsabilità apicale, ma di incidere su remore culturali che tendono a costruire l'idea stessa di potere in termini essenzialmente maschili, rifiutando che essa possa essere declinata anche secondo sensibilità, identità differenti da quella finora percepita come dominante. Quello che personalmente reputo auspicabile è una parità che non sia omologazione, ma sia soprattutto inclusione rispetto alle differenze, valorizzazione del patrimonio di competenze, saperi, intelligenze, che attraversano trasversalmente le appartenenze di genere ed identità. È una varietà, una forma di ricchezza umana che probabilmente potrà aiutare a trovare soluzioni e approcci diversi, moderni, innovativi, a molti dei più delicati dossier che impegneranno il governo del mondo nei prossimi anni. E davvero è un plauso al Presidente Antonelli per aver voluto dimostrare grande sensibilità dedicando appunto una serie, un ciclo di conferenze alle ministre donne che potranno portare il loro contributo, come hanno portato in questo difficile anno, ormai sono circa 2 anni di pandemia, e credo che tutte insieme, con il nostro equilibrio, la nostra sensibilità, abbiamo cercato di fare il meglio, di impegnarci al massimo e di portare il nostro essere anche nelle difficili funzioni che portiamo avanti, che siamo stati onorati di dover portare avanti con grande difficoltà e davvero con grande senso dello Stato, con grande senso delle istituzioni, perché per quanto mi riguarda io sono un servitore dello Stato. Grazie.